Pronto? Ciao. Pronto? Come stai? Ebbene, Ciao. ma te Andrea, te l'hai conosciuto? Sei stato qua. Era quell'ipocondriaco, quello che parla. Allora. Non me lo ricordo. E allora l'hai conosciuto. E io mi ricordo il mulettista, mi ricordo il doganiere metallone. C'è ancora il doganiere metallone, quello che beveva con la spugna. Come Sì. si chiamava? Quello simpatico, cioè. Non mi ricordo, non, però c'è l'amico di Ian. Poi c'era gente in Ah, poi è giro. successo che quello lì, l'italiano, quello lì, lo ha menato Ian, ha litigato. Ma Yankee è che il Francese. Ah, francese, cazzo, me lo ricordo, sì. Ma sarà il francese che ha menato lui o lui che ha menato il francese? No, l'italiano che ha menato francese. Cazzo, il francese era abbastanza grosso, me lo Vabbè, ricordo. però un po' c'hai l'alcol. Era palestrato il francese, mi ricordo. Ma il francese è sparito, però diceva già lei che doveva andare rossa. E no, no, doveva scappare perché c'era l'italiano che gli voleva fare la pelle. Perché io la parla pelle, la Madonna, combinato. E praticamente questo qui ha avuto un disguido, gli sono venuti a mancare per alcuni giorni i soldi perché lui lavorava in Norvegia. Il In Norvegia non francese. so cosa cazzo gli è successo, gli si erano bloccati i soldi sul bancomat e non riusciva a prelevarli. Ah, il Allora una francese. volta ha incontrato l'italiano, il mulattista, quello lì, e gli fa, tu non ti preoccupare, dai, vieni che ti invito e vieni a mangiare, che andiamo lì dove c'è la discoteca, andiamo lì a mangiare qualcosa, ti offro io, non ti preoccupare, sei il mio ospite. Questo è andato lì, ha mangiato, ha preso un'insalata, la bistecchina e tutto, e poi si sono messi a bere, no? Poi non so di che cazzo parlavano, a un certo punto sai che il francese, lui soffriva, lui aveva una nevrosi, non so se te ne sei accorto, ma lui ogni tanto alzava un po' la voce e gli veniva come un tic nervoso. Sì, questo me ne sono accorto io. Non me lo ricordo, Gli prendeva come uno scatto, no? Sì. Allora lui gli è preso questo scatto qua, intanto si era messo a. Gli è preso questa nevrosi e è andato contro l'italiano e tipo gli ha fatto come uno scatto e si è messo a litigare. Allora l'italiano gli ha detto, ah, tu sei qua a mangiare, bevi, mangi sul mio conto e mi fai lo scatto? Allora no, ho fatto io ti meno adesso. Lui l'ha preso e si è messo a prendere la pugna in testa, in faccia. Gli ha fatto la faccia come un pallone. Porca puttana, ma anche l'italiano era uno che beveva abbastanza, eh? Sì, beveva quello figa, sempre ubriaco, cazzo. Era sempre ubriaco, io me lo ricordo, probabilmente l'ha menato perché era anche un po' di giro. Sì, beh, stavano bevendo tutte e due, però quello che fa, tu sei seduto al tavolo con me, ti offro io e tutto, e tu? Non ha capito che quello là poveraccio aveva il tic. Ma infatti dopo è quello che sono andato di verità, ho detto, lascia stare, perché quello c'ha quel ticket lì, io ogni tanto gli viene colicato, lui è uno che c'ha quei nervi a fior di pelle, lui fa, no, no, a me non mi fa un cazzo, io se lo incontro lo meno un'altra volta, allora l'ha preso, l'ha menato, il francese è scappato e l'ho dovuto nascondere in un ristorante. Ma dopo hanno fatto la pace. No, no, è scappato perché dopo non si potevano incontrare. L'italiano gli ha detto, io, tu sappi che io cammino, io sono qua, in questa via del centro. Io abbasso in questa via del centro. Ma tu qua non ti fai vedere perché se io ti incontro ti meno un'altra volta. Perché tu, mio ospite, ti offro, poi tu mi fai questi scatti? Allora, tu non Vabbè, hai... ma cazzo, ma si potevano piegare. Mica il francese è rimasto arrogante. È scappato, Ma lo però... sai, insomma, i francesi quando gli dici degli italiani pensano che sei per mafia. Ah, per quello dice, magari si è cagato sotto. Sì, se è cagato sotto pensa, dice, Sì, questo a mi te, spara. poi Stefan, non Stefano, come si chiama? Cristian, lui è Cristo stato si chiama. uno che ha fatto 6-7 anni sulla piattaforma petrolifera. Ah sì? Sì, è tutto tatuato sul collo, così, no? Vai a rompere il cazzo a quello di uno che ha fatto 7 anni sulla piattaforma petrolifica nel Golfo del Messico, quella che è saltata per aereo, fare il lavoro durissimo, e vai a rompere il cazzo. E poi dopo è finito a fare muletista, a vendere No, ma muleti. lui non era comunque, era il direttore della... Sì, direttore. Vabbè, dai, sono cose belle. E allora ha fatto stacca e l'ha menato, gli ha detto, ah, tu sei il nevrotico, lui gli ha detto, io sono il nevrotico di te. Ah. Sì, ma me lo ricordo che quando ero ubriaco era un po' una persona. Beh, questo capita con molti che sono ubriachi. Quell'italiano, quello con gli occhiali, Ma c'era un altro italiano, se non... Se sempre non... la Bologna, così. Se non almeno altri due, io mi ricordo uno, due, non c'era solo quello lì, se non altri due. Ah, ma dici pure Sergione quello dei Rivani. No, lui Sergione Vilvani non l'ha conosciuto. Che aveva l'Alfa Romeo, non so Ma se... era lì con l'Alfa Romeo? sì. Ah sì? Non me lo ricordo. Ma qui c'è ancora. C'era una diffida dagli ospedali. Stalking. Cioè? L'hanno Perché fatto era uccidere. ipocondriaco, allora gli hanno fatto la diffida, hanno preso i tassi in ospedale. Ma no, dai. Come fai in ospedale a diffidare uno? Oh, l'ospedale l'ha denunciato per stalking. Sì.
C'era scritto in ospedale, io non posso entrare con la pazienza. Ma perché lui era ipocondriaco e continuava ad andare all'ospedale per un caso? No, ti spiego cosa è successo. Una volta io e questo qua, perché lui stavamo a casa assieme, no, con lui, quando il periodo che io facevo remont dell'appartamento. Sì, 2009. Ecco, quel periodo, se tu ti ricordi quell'anno lì, ti ricordi che c'era stata la viavia, Sì. l'influenza viavia, e c'è stato un caso mediatico Mostruoso. Sì. mostruoso, perché tutti i giornali aprivano la prima pagina con i casi da viavia. C'era stata la notizia che avevano abbattuto, non so, mi sembra 1 miliardo di polli in Cina, proprio roba mostruosa, per Sì. debellare l'influenza aviaria, no? Lui cosa fa? Io allora, siccome lui il maiale lui non lo mangia, ma nemmeno io il maiale, qui in Lettonia il maiale non è buono, non so come mai, non è come in Italia che tu il maiale lo mangi volentieri. Qua c'ha quel sapore come di carne umana. Saranno allevamenti che sono diversi, gli danno roba da mangiare diversi, danno i pastoni. Una carne che ha quel sapore, quel retrogusto, Non non è buona. è buono. Allora, quel giorno lì sono andato io a comprare le alette di pollo, ho comprato le alette di pollo. Quello era stato tutto il giorno a leggersi queste cose della viavia su internet. Quando Sì. gli ho detto, no cazzo, hai preso il pollo, sei impazzito? Così, io gli ho detto, ma vaffanculo, che cazzo, non è che c'è la viavia, in casi non se ne sono neanche registrati in Europa. Sto Punto. mangiato il pollo e ha incominciato a stare male. Il giorno dopo era letto, poi è successo, si aggravava sempre di più. A un certo punto ho dovuto chiamare, l'ho portato prima al policlinico, poi a tutte le visite. Da lì non riuscivano a capire, poi l'ho portato in ospedale. A un certo punto la malattia si è aggravata e nei polmoni gli si è formata dentro l'acqua e addirittura gli si è perforato un polmone. Ma porca troia, allora ce l'aveva veramente qualcosa di No, grave. che dopo quando pensavo, il medico continuava a venire a casa, non riuscivamo a trovare una cura che andava bene. Veniva il medico, il primario dell'ospedale, la primaria dell'ospedale stava a casa tutti. Poi alla fine non si è riuscito a capire bene. Allora, quando poi era lì sul punto di morte, che proprio era diventato cianotico con la brodo viola, gli ho detto, Puttana. guarda, a questo punto vieni d'urgenza in ospedale perché ti dobbiamo fare le lastre a questo punto per vedere per il polmone perforato. Fatto tutto questo scenario, dopo una settimana il dottore si era incazzato, ma quello non ha un cazzo. La Madonna. Sì, non veniva più, chiamavo il medico, non veniva più neanche a casa. Allora, Ma ma è possibile che semplicemente uno pensa di star male e si autoinduce un tale stato di degrado della salute? ma sgravitata, aveva tutti dei problemi di famiglia. Lui da piccolo, sai, il pellegrino, cioè l'uomo, Sì. per compiersi deve fare tutti i vari passaggi per diventare uomo: bambino, l'infanzia, l'adolescenza, e poi alla fine diventa uomo. Lui ha Sì. 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 stato l'infanzia con lui, poi suo padre si è sposato con una russa, si è risposato con una russa, poi queste cose, quando era a casa arrivava uno e gli lasciava dei giocattoli che neanche conosceva un uomo e glieli portava Ah, via. quindi ha Questo avuto dei traumi. gli è mancata l'infanzia, la figura, diciamo, della famiglia che gli presta l'attenzione. Allora lui faceva così e inconsciamente, lui non lo sapeva, non lo sa di avere l'ipocondrosi. Praticamente lui fa così per attirare l'attenzione del bambino, il bambino, Ah, ho capito, su di sé, da parte dei genitori, tirano un po' di lui sé. non ha mai avuto, lui chi vuole, chi li circonda. Allora cosa è successo? A un certo punto ad Agafis non lo curava più nessuno. Allora si era messo, ha chiesto ai vicini di chiamare il loro medico di famiglia, per quelli che se lo chiamavano il medico non arrivava più, anche un altro suo amico. Poi quando il medico di famiglia è arrivato, Ha visto che era lui, che però era già noto ai si è colleghi. segnalato per soli. E Allora, adesso? la malattia, visto che poi non gli indicavano più nessuna attenzione, Eh? era diventato moribondo, si direbbe. Sai che tu prima diventi cianotico, poi la fase prima di morire, prima dell'estrema unzione, c'è quella fase che diventi moribondo. Allora arrivo a casa, non lo trovavo più nel letto, c'era la sagoma nel letto, non lo trovo più di qui. Chissà dove cazzo è andato, non lo trovo, non lo trovo detto, sta a vedere che è schiattato, ci ha lasciato le pelle, chiamo l'obitorio, mi dicono, guarda, non ce l'hanno portato, non è qui. Mi chiama di sera, erano le 9:45, era Vilni, è andato via, era in discoteca Vilni, poi mi fa, domani sono andato qui perché in Lettonia sono tutti dei trogloditi, non riescono a curare, lì ci sto lasciando le penne. Sono venuto qui in Lituania perché qui sono persone più serie, sono più efficienti, domani mi faccio ricoverare qui in ospedale, si è Ah, fatto Vilni. si è fatto ricoverare. Io, quello è stato sabato, lunedì, domenica si è fatto ricoverare. Io martedì
guardo lo suolo, la notizia, ci stanno i primi casi da aviaria anche nell'Unione Europea. Ma dai. Sì, poi, porca puttana. Poi, questo ha ingannato anche i medici, anche quelli di Vilnius, perché i medici, prima di realizzare che non avevo un caso, Avevano supposto che avesse l'aviaria. sì, lì senti, me li aveva tutti, aveva il polmone perforato, la voce come la mia, un po' di influenza, la voce rauca, così. Poi lui, questo qui uno che ha la voce rauca, anche quando sta bene, figurati quando è malato. Ah, ho capito, ma dopo invece facendo le analisi più approfondite hanno scoperto che lui non aveva Ma l'aviaria. secondo me, io ti dico, secondo me era già stato segnalato nelle Repubbliche Baltiche, dove ospedali gli avevano già mandato la segnalazione. Però alla fine è stata tua, che lui non aveva l'aviaria, non aveva un cazzo. Poi, te figurati, in un paese, Lettonia, Lituania, dove ci sono pensionati che prendono 70-100 euro al mese, e sono davvero malati, e non hanno i soldi per comprarsi la pastiglia per curarsi, non Sì. hanno... fanno Sì, fatica. la minima sono 50 euro al mese. Tu ti Sì. E fingi malato in un paese così dove c'è veramente gente che ha bisogno, la gente con tirici. malattie gravi in ospedale. Questi, quando hanno capito che lui era lì a occupare un letto in ospedale, non aveva niente. Si sono cacciati, l'hanno cacciato via. Poi lui, quando ha visto che anche lui lo volevano cacciare, lui cosa ha fatto? Si è aggrappato ai maniglioni delle sponde del letto, perché se il letto c'ha quelle maniglioni. Sì. E poi mi ha telefonato a me, e poi si è aggrappato al letto. Quella dove... gli ha detto anche puttana la dottoressa dell'ospedale. Io voglio che mi fa stucca, così. Che Questi, persona. la dottoressa ha chiamato due portantini e l'ha fatto buttare fuori dall'ospedale con l'ecce, che quell'ospedale c'ha quelle rotelle sotto. Ha buttato fuori il letto dall'ospedale. Sì, l'hanno preso due, l'hanno nel letto, uno davanti, uno dietro, con le rotelle, l'hanno lasciato fuori dalla portineria con il letto intero, che non se ne voleva andare. Questo mi chiama, mi chiama al telefono e mi fa, io me l'immaginavo che lo cacciavano dall'ospedale, perché avevo visto qui la scena, cioè figurati, è stato il primo caso in Lettonia di sicuro, probabilmente al mondo, che uno veniva accusato di stalking presso una struttura pubblica, figurati. Allarme sanitario. Denuncia, devo dire. Secondo me quello poi che è successo a Vilnius è stato che l'ospedale di Vilnius ha chiamato l'ambasciata e gli ha detto c'è un italiano ipocondriaco che sta venendo. Infatti è così che è Noi successo. l'abbiamo denunciato e non l'abbiamo recuperato perché se no recuperava psichiatria. Se volete, se non fate qualcosa, programmate un arresto. Manicomio. In Lettonia c'è la psichiatria. Ti mettono nel manicomio quelli in mezzo alla foresta, in mezzo ai boschi, quei lupi. Cosa è successo? Lui mi chiama a quel momento, quando lo sbattono fuori dall'ospedale, mi chiama a me dal cellulare. E io gli dico, oh guarda, te stai tranquillo, te non ti preoccupare, tu sei italiano, tu ricordati che tu sei italiano. Questi sono da poco entrati nell'Unione Europea. L'Italia è il Trattato di Roma. Noi siamo tra i paesi fondatori dell'Unione Europea. Tu non puoi farti trattare da cittadino europeo come una pezza di piede. Tu hai la tessera sanitaria e loro ti devono curare. Ti buttano fuori dall'ospedale. Tu fai una bella cosa. Tu vai all'ambasciata italiana e li denunci. Così sono cazzi loro. Tu fai così, fai così. Quello mi dava da fare. Sì, andrà, farò così, farò così. Parte, va all'ambasciata italiana. No, no, è andata all'ambasciata italiana. Lì doveva essere successo che l'ambasciata italiana era stata preavvisata. Ma lui è andato all'ambasciata È italiana. certo che è andata all'ambasciata italiana. E l'ambasciata italiana cosa gli ha detto? La console ha detto, lei si accomodi qui, non le fa male a nessuno, lei è tra amici, noi la vogliamo aiutare, lei si accomodi, si rilassi, si slacci le stringhe delle scarpe, facciamo una camomilla, noi non si può, lei è sotto la nostra protezione, ma lei si provochi, ti accalmi, ha detto. Tu questo te l'ha detto lui al telefono, naturalmente, tutta sta roba. Sì, ma questo qui è chiaro che all'ambasciata italiana l'ha avvisato in ospedale, perché erano già pronti prima che arrivasse, l'hanno identificato subito, gli hanno E detto cosa gli hanno fatto? L'hanno sparato. L'ho mandato io, poi me l'ha detto quando è tornato. Poi dopo la storia, siamo a metà della storia, quella ancora. Sì, vai avanti, risale. Poi praticamente lui a Vilnius, poi gli è successo anche un casino, lui a Vilnius aveva un mignotone che lui la chiamava la Panterocca, una con un bambino avuto da uno, poi questa qua praticamente viveva sola con sto cazzo di un bambino. Anche questa è ipocondriaca, anzi questa non era ipocondriaca, questa era furba. Questa qua ha simulato una malattia.
Sai quella malattia che se ti sottura la vena che ti porta il sangue alla testa, no? Che Sì. rischi di Ah, sì, quella che decollo, la vena decollo, che svieni, che per un attimo svieni. questa, siccome era molto accentuata questa malattia, lei rischiava di schiattare. Ma Allora, ce l'aveva o non ce l'aveva? 450 euro per fare l'operazione, per l'operazione. Ma ce l'aveva la malattia o no? No, cos'è successo? Lui, mosso da compassione, visto che anche lui era malato, gli ha detto, guarda, te li do io ti pago la cura, tu vai tranquillo, ti pago la cura, poi dopo ci regoliamo fra di noi, te sai che io ti voglio bene, ti pago la cura. Come gli ha dato i soldi, lui il giorno dopo la richiama e non gli risponde al telefono, dice, cazzo, che gli manda un messaggio, gli fa, guarda, sono andata, non ti posso rispondere, ti mando l'SMS, non ti posso rispondere perché sono in vacanza in Egitto con la mamma, però stai tranquillo. Questo, presi i soldi e andate in Egitto con la mamma. Poi gli ho detto, ma tu ti vai proprio a prendere la sgrillettata che non hanno padre da 7 generazioni, ma tu sei proprio... Queste qui non sanno neanche cos'è il concetto della famiglia, il papà. Tu vai, vuoi metterti con lei per creare quella famiglia che magari tu nell'infanzia non hai mai avuto. Ma tu sei pazzo, devi farti venire a curare. Allora si è incazzato con me, si è incazzato con me e Ma va... io non ho capito, i 450 gliel'avevi prestati tu. I Eh? 450 gliel'avevi prestati tu. No, non gli ho preso, ma no, sono scemo, ma figa, io sapevo già che lei sarebbe, come Gli prendere, aveva prestati lui a lei, gliel'ha giusto? prestati lui a lei, sì, beh, certo. Cosa è Vabbè. successo? Io per questa storia qui ci ho litigato, perché lui mi fa, tu sei il solito sospettoso, lei il papà ce l'aveva, sei te che, anche te con tutte le fantasie, il sito, quello che mi chiama, tu sei ossessionato, lei il padre ce l'aveva, lo so perché gli ho parlato, lei il padre a casa ce l'aveva. Cosa? Io ho avuto modo di conoscerla questa ragazza qua, perché quando sono stato lì, lui gli ho parlato, sono andato, poi tra altre cose era il suo compleanno, sono andato, cosa è successo? Io così parlando, bevendo, poi io ho detto, guarda, ma te ce l'hai, papà? È solo perché c'è stata una questione. E lei mi fa, sì, ce l'ha, papà. Ma viveva a casa con te? Fa, eh certo, sì, vivevo a casa. Quando ero piccolina, vivevo, c'era il papà a casa. E io ho detto, cazzo, su queste cose qua è proprio difficilissimo che mi sbaglio. Ho detto, come cazzo è che proprio c'è il tipo di ragazza che veste col tigrato, zebrato, con il fine della manica, puffettoso, rosa, col pelo. Ho detto, ma strano che questa qua col papà, con i brillini, le scarpe da mignotto, ho detto, porco cane, strano. Io su questa roba qui non mi sbaglio. Infatti, Sì. sì, avevo il papà, ma io mi ricordo il papà. Lui si era risposto e viveva a casa, si era portato la nuova moglie, la moglie più giovane, si era portata a casa e aveva ridotto e faceva fare la serva alla mia mamma. Questo praticamente si era trovato un'altra, si era portata a casa, siccome lui non aveva un altro posto, si era portata un'altra a casa e aveva costretto la mamma a fargli fare da serva a tutte e due, di fargli da mangiare, a pulire le cose. Penso te, capo. E Non allora... è molto, molto civile come cosa, però. E quindi questa qui, Vabbè, avendo ma questo... cioè, gli uomini di una volta che avevano carattere. lo so, però, cazzo, non, mica porti la nuova amante o cazzo a casa dell'altra che fare... Dipende, vuoi La dire, pigli, la mandi a dipende. fanculo, te ne vai o la mandi Da fuori di noi casa. sono successe queste cose, c'era, da noi sono successe in queste Sì, cose si sente anche da qui, cazzo, però... voglio dire, che lì, posso dire, addirittura c'è stato da noi uno delle campagne che ha portato l'amante già incinta dentro casa. cioè, sì, E sono che l'ha cose rinchiusa dentro, la moglie l'ha rinchiusa dentro, non la faceva scappare. particolari, però sì, ma questo qui era quello con cui condividevi l'appartamento, quello grosso, Sì, è quello lì, col sì. cesso ultra mega. È Sì, quello lì, io, sì. no, quando io ero venuto lì quella settimana lì non c'era, era andato via. Ah, è quello Mi lì. ricordo che mi avevi detto che era andato via. Sì, è che quando stavi nell'appartamentone grosso col cesso La di via gli è venuta proprio quando è tornato, quando ha mangiato il pollo, perché lui leggeva tutto su internet, poi Tu non vedi vedeva. neanche i camminetti della Delta, non vedi i camminetti. Sì. Vedi un po'. Poi sai cos'è successo dopo anche, no? Dal consolato italiano, chiaramente, perché lì, cioè lì rischiava procurato, di prendersi la denuncia, minimo procurato allarme, allora scattava già nel penale e lo arrestavano. Ma la cosa più grave è che se lui continuava a insistere di essere messo in cura, e lì lo portava nell'ospedale psichiatrico, e purtroppo in Lituania, come ti porterà a confermare Patrizio, in Lituania le strutture, il nasocomio non è una struttura di cura come potrebbe essere quella in Italia, è ancora una struttura di retaggio sovietica, la stessa che avevano costruito i Ma russi perché negli dici anni 70. Lituania? Perché in Lettonia non è così. In Lettonia e in Estonia sarà uguale, no? Sì, no, ma infatti... Cioè, intendi dire Lituania per dire Lituania, ma comunque Ah, fa la perché stessa era lì cosa che per... gli avevano ventilato il Sì. ricovero coatto, gliel'avevano ventilato in Lituania. No, Sì. qui avevano solamente messo la diffida, gli ha detto, lei non chiami più, tant'è che io sono stato in portineria a ritirare l'analisi,
analisi, c'era proprio, avevano messo anche la foto del portiere, c'aveva una foto, se lo vedete, tu non lo fai entrare, aveva avuto disposizione di non farlo neanche entrare in ospedale. E mo che fine ha fatto, quindi dice si aggira ancora o... No, poi quella storia lì com'è finita? Il consolato gli ha detto vada in Italia, si faccia curare lì che lei in Italia riceverà tutte le cure del caso. Questo è andato in Italia, l'hanno curato, dopo qualche giorno mi torna, allora io gli chiedo, ma poi come cazzo non più ti ho più sentito? Com'è finita lì la... Prima lo sentivo per telefono, lo sentivo spesso. Poi addirittura quando stavo ancora in Lettonia, ad Daugavpils, una volta cosa ha fatto anche questa cazzo di malattia? Lui mi continuava a chiamare perché aveva bisogno delle cure. Io mi negavo, gli ho detto guarda, sono a riga, non riesco perché sono a riga, torno fra 3 giorni, scusami, già che sono qua, consulto un medico, qualche medicina, qualche cosa te la porto, tu non ti preoccupare. Quando arrivo, lui cosa aveva fatto? Lui, siccome sapeva che io non gli volevo dare attenzione, lui aveva mandato la sua segretaria sotto casa mia, sotto la finestra di casa mia, a guardare dentro dalla finestra. E lui mi fa il telefono, no, no, sei un bastardo, non è vero che sei, guarda dalla finestra, c'è solo la mia segretaria Cazzo, che ti furbo, dice e ti vede camminare col telefono in mano. Sì, mi hanno fregato. E e dopo... lì hai detto, no, ma guarda che quello lì non sono io, è uno a cui ho affittato un negozio. Beh, cosa devo dire? Te guarda, scusami, ma... Allora lui questa roba qui, questa mancanza, questa sintomo di una... Partecipazione da parte tua. L'ipocondria è uno che vuole che la gente gli dedichi attenzione, visto che ormai non lo cagavo più nemmeno io. Si è E sentito quella è solo. stata la causa scatenante che l'ha fatto prendere e poi io... Ancora io non avevo realizzato dell'ipocondria, cioè ero preoccupato. Quella è stata la causa che l'ha fatto prendere e partire per la Lituania. Ho detto, ormai qui lui aveva tentato di tutto, ma era moribondo. Quando lui è partito, era ormai... Poi tra me e me mi chiedevo, cazzo, un uomo moribondo, polmone perforato, l'acqua ai polmoni così, come cazzo fa a prendere la macchina e fare 100, 170 km, andare in disco... Io non... La cosa già mi aveva lasciato... Guarda il collega pure. Eh sì, ma è incredibile, tutta la storia è veramente incredibile, ha dei Ma sai, contorni. sono ansioso. Quando... Però cazzo, se sei moribondo avrò avuto pure la febbre, gli girava la testa. Ma quando Ma hai fatto sai il... che c'è? Che qua c'è il problema di capoccia? E poi il corpo te reagisce come se c'hai... Cioè, nel senso, so comunque considera i suoi problemi mentali. E tu sì. non te ne rendi nemmeno conto. La È chiaro. cosa più strana... Poi lui quando è tornato... Mi fa, Andrea, noi dobbiamo smetterla di parlare male dell'Italia. In Italia abbiamo delle strutture ospedaliere all'avanguardia. In Italia, sono andato in Italia in un giorno, mi hanno guarito in un giorno, mi hanno dato quell'antibiotico, quello potentissimo. Te sai che ci sono gli antibiotici di vario livello, no? Diciamo, cioè, l'antibiotico cos'è che ha di controeffetto? Se tu prendi, hai una malattia, prendi l'antibiotico, l'antibiotico ti uccide tutto il ceppo di quella malattia, però nel frattempo quei rimasugli che sopravvivono si rafforzano a quell'antibiotico, per cui tu la prossima volta che tu stai male, se tu prendi l'antibiotico e la prima volta non ne avevi veramente bisogno, tu rischi che ci lasci le penne perché ormai È quell'antibiotico qui fortificato. non reagisce più col tuo organismo, no? Non ha più, non ti dà più la difesa. Allora cosa? Questo qui mi hanno detto, è mandato quell'antibiotico, quello che ti danno, se è la fase che ti danno quell'antibiotico, è quello prima della fase della estrema unzione, che se neanche quell'antibiotico lì ti fa niente ormai, chiamano il prete. Lui fa, ha mandato una pastiglia, ho pagato 1 euro, ho pagato solo 1 euro, mandato una pastiglia e mi hanno curato. Mi ha dato sta stronzata qui. Minchia. E poi quindi adesso sta Gli in... hanno dato in Italia, gli hanno dato il placebo, gli hanno Ah, detto ti diamo noi la pastiglia cioè che tu dici che gli hanno dato un po' di acqua e zucchero forza, di vie. una pastiglia non guarì in un Cioè giorno. tu pensi che questa sia l'ipotesi No, più ma è corretta? così la cosa. Eh Te sì, cosa dici? gli hanno dato acqua e zucchero, lui ha pensato che fosse la panacea che gli avessero aveva più male.